Hey students, hello. How are you today? I hope you're fine. Okay, today let's learn the possessive adjectives. Oggi impariamo gli aggettivi possessivi. What are the possessive adjectives? Cosa sono gli aggettivi possessivi? Lo dice il nome. E sono quegli aggettivi che indicano il possesso. Il possesso, cioè a chi appartiene un oggetto. Per capirci, mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Questi sono gli aggettivi possessivi. Bene, li vediamo in inglese. Eccoli qua, on the left, a sinistra, in rosso. Ok, they are written in red. Ok, my, your, his, her, its, our, your, their. State attenti perché, come potete vedere dalla traduzione, my e tu anche tutti gli altri corrisponde al maschile, al femminile e anche al plurale maschile e femminile. La cosa un po' particolare è che, se ci siete stati attenti, suo, sua, suoi, sue si può dire in tre modi diversi. Ecco, qual è la differenza? Questo è importante perché gli italiani lo sbagliano sempre. Quando dovete inserire suo, sua, suoi, sue, dovete sempre chiedervi suo di chi? Se è suo di lui, cioè di un maschio, mettete his. Se è suo, sua, suoi, sue, di lei, cioè di una femmina, mettete her. Se è suo di animale o cosa, mettete its. Per il resto non avete che da impararli. Ok, listen carefully, state attenti, ascoltate. My, your, his, her, its, our, your, their. Bene, guardate queste frasi. Queste frasi sono praticamente identiche. Guardate la traduzione. Il suo nome è Spot, il suo nome è Caroline, il suo nome è John. Bene, qua dovete mettere, in tutte e tre le frasi dovete mettere il suo nome, manca il suo. Vi ricordo che potete scegliere tra his, her e its. Se vi ricordate quello che vi ho appena detto, vi ricorderete che dovete chiedervi il suo di chi. Per esempio, in questo caso il suo nome è Spot. Di chi stiamo parlando? Spot si presume che sia un animale, ok? Per cui metteremo its. Its name. Se invece, nel secondo caso, stiamo parlando di Caroline, una femmina, il nome di chi? Di lei, di Caroline. Allora metteremo her. Viceversa, nell'ultimo caso, siccome stiamo parlando di un lui, il suo nome è John, il nome di chi? Di lui, John. Motivo per cui metterete suo di lui, e cioè his. Oops, scusate, I'm sorry. His. Attenzione a questa cosa, che ugualmente è un errore molto tipico degli italiani. Noi di solito siamo soliti far precedere il possessivo dall'articolo e diciamo noi, per esempio, il mio cane. Ebbene, in inglese il possessivo non può essere preceduto dall'articolo, per cui diremo soltanto mio cane. D'altra parte, avete mai sentito dire the my books? No, diciamo my books. Ecco perché non diremo the my dog, il mio cane, ma my dog. Ricordatevi, questo è molto molto importante, very important. Bene, l'ultima cosa da farvi notare è che spesso suo di animale o cosa, cioè its, viene spesso confuso con its con l'apostrofo. Vi ricordo che its con l'apostrofo vuol dire it is. Ok, cioè esso è, per esempio, it's black, it is black, esso è nero, lui è nero. Ok, mentre questo, the cat is in its basket, il gatto è nel suo cestino. Suo di chi? Del gatto,
Ecco perché si mette it's. C'è anche un'altra cosa, ma questo lo vedremo più là. It's potrebbe anche essere confuso con it has, cioè lui ha. E lui, scusate, lui, lei, SOS, insomma, l'animale o la cosa ha. Ecco, and that's all for today, for this lesson. And see you next time. Be careful with the possessive adjectives. Bye.